5 comuni dell'area empolese realizzano un unico piano strutturale intercomunale. Si tratta di Capraie in Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Montelupo Fiorentino e Vinci. È il risultato della scelta compiuta dalle 5 amministrazioni di realizzare un piano strutturale intercomunale che risponde all'esigenza di valorizzare gli elementi di contiguità e vedere lo sviluppo di territori limitrofi in maniera organica ed area vasta. Uno sviluppo in linea con quanto previsto anche dal piano strategico della città metropolitana di Firenze. L'inizio del percorso nel settembre 2017, quando i comuni hanno risposto al bando regionale per beneficiare di finanziamenti per la stesura del piano strutturale intercomunale. La regione ha deciso di stanziare 100.000 euro a fronte di una spesa complessiva prevista di 400.000 euro. A fine 2017 i consigli comunali di ciascun ente hanno approvato un documento programmatico per la redazione del piano e uno schema di convenzione nella quale si istituisce la conferenza dei sindaci con il compito di esprimere l'indirizzo politico, coordinare l'organizzazione e lo svolgimento dell'esercizio associato e definire rapporti finanziari tra gli enti. La redazione del piano è prevista per il 2020, data in cui i 5 comuni si doteranno delle stesse regole in termini strutturali, urbanistici e non solo. Il gruppo di lavoro ha individuato 10 questioni alle quali il piano strutturale intercomunale dovrà dare delle risposte in una visione di lungo periodo ed area vasta. Tra queste le infrastrutture ferroviarie e stradali, la tutela e la promozione dell'Arno, le potenzialità del mondo produttivo, la revisione della viabilità e l'attenzione alle nuove infrastrutture, come il ponte tra Montelupo e Capraia, che dovrà collegare le due rive del fiume. Attenzione anche al tema della rigenerazione urbana, alla promozione turistica integrata e alla sicurezza. Nell'area metropolitana fiorentina ci sono altre due esperienze in corso relative alla pianificazione strutturale intercomunale, quelle di Calenzano Sesto Fiorentino e di Barberino Tavarnelle, comuni, questi ultimi, che stanno concludendo anche il percorso della fusione. Relativamente al piano dei comuni di Sesto e Calenzano, scadono il 24 dicembre i termini per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini. Le delibere di adozione e tutti gli allegati sono disponibili per la consultazione online all'indirizzo pianosestocalenzano.it e in forma cartacea presso gli uffici del Servizio di Pianificazione Territoriale del Comune di Sesto.